Buongiorno, benvenuti al momento conclusivo del progetto Working in Dublin, un progetto che abbiamo realizzato con il finanziamento dei fondi europei, un progetto che ha impegnato 16 studenti del nostro istituto durante il periodo estivo, esattamente per 28 giorni sono stati a Dublino dove hanno realizzato un'attività di alternanza scuola-lavoro insieme ai colleghi qui presenti che li hanno seguiti in qualità di tutor e accompagnatori. Poi darò loro modo di parlare, di esprimere le loro impressioni e di condividere anche quelli che sono stati i momenti di crescita, che spero siano tanti, anche perché avere l'opportunità di stare un mese in un paese in cui hanno avuto modo di conoscere un modo nuovo di vivere, un modo diverso e di apprezzare quello che significa veramente essere cittadini, io amo dire sempre del mondo, è vero noi siamo innanzitutto cittadini europei, ma a me preme che loro capiscano che se veramente vogliono fare qualcosa di bello nel futuro lo possono fare intanto impegnandosi qui a scuola e poi anche creandosi una mente aperta, una mente che consenta loro di essere aperti al nuovo, a quello che è affrontare la vita in maniera adulta, in maniera responsabile. Perché il compito della scuola è soprattutto questo, fornire la base delle conoscenze, ma fare acquisire le competenze che sono appunto la capacità di essere cittadini attivi, responsabili e cittadini in grado di diventare, lo dico fra virgolette in maniera positiva, padroni del mondo. Cittadini che sappiano in qualunque momento come agire e come comportarsi per il proprio bene, ma anche per quello degli altri. Io penso che questo progetto abbia veramente dato loro, perché li ho sentiti parlare, ma ho parlato, mi sono confrontata anche con i colleghi, e abbia dato loro questa opportunità, ma voglio pubblicamente, l'ho fatto perché ci sentivamo diverse volte al giorno ormai con i social, ma anche soprattutto con la possibilità di mandarci, di scambiarci dei messaggi, abbiamo creato il gruppo tutti insieme, quindi sentivo proprio in diretta quello che stavano facendo ed è per questo che voglio pubblicamente elogiarli, perché i colleghi poi penso lo confermeranno, perché si sono comportati benissimo, si sono impegnati, hanno lavorato con serietà, hanno lavorato con grande senso di responsabilità e quindi non possiamo che essere felici e soddisfatti per il risultato ottenuto. Fra l'altro fare progetti di questo genere è una cosa molto impegnativa per i colleghi, ma anche per me, perché loro naturalmente partono e si impegnano in quel periodo, ma prima a monte c'è tanto 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 lavoro che comunque faccio con grande piacere, perché poi non c'è cosa più bella per noi che crediamo in quello che è il compito educativo della scuola che vedere, dicevo appunto, i risultati di questo genere. Ora noi oggi li abbiamo riuniti per procedere alla consegna degli attestati di partecipazione e augurando loro che questo sia solo l'inizio di uno splendido futuro, di una crescita veramente grande che consenta loro grandi cose. Tanti auguri ragazzi e grazie per aver partecipato con impegno e con interesse. La professoressa Pasqua Antonella. Buongiorno, questo è un momento
significativo e importante per suggellare un progetto di crescita sia per noi docenti che per gli alunni, di crescita umana e professionale, che devo dire ha segnato la nostra vita in positivo. Intanto vorrei ringraziare la preside che me ne ha dato la possibilità di vivere quest'ulteriore esperienza, visto che non è la prima per me, e poi anche i colleghi che hanno vissuto con me questa esperienza, perché appunto in un progetto del genere dove si vive insieme quotidianamente si ha la possibilità di scoprire dei rapporti interpersonali che non sono quelli che si vivono nella quotidianità scolastica, ma appunto sono giornate in cui vivi e devi risolvere problemi, si risolvono insieme e c'è un'intensa comunicazione. E quindi ringrazio ovviamente in particolare il collega Bruno, ma anche il collega Antonio, perché ha dimostrato intanto di essere un gruppo unito, di essere un gruppo responsabile e con un grande senso del dovere. Ho seguito il loro lavoro nei pomeriggi, appunto perché avendo perso la prima parte volevo un po' capire cosa stessero facendo, perché io sono arrivata in medias res, quindi avevo bisogno di capire, e quindi magari nei pomeriggi in cui loro lavoravano andavo a curiosare e ho visto veramente una grande capacità organizzativa, un grande senso di solidarietà, di aiutarsi l'uno con l'altro, che dire, anche nelle uscite sono stati di una maturità immensa, perché abbiamo fatto anche delle escursioni che hanno messo noi docenti così un po' ci hanno messo alla prova, perché avevamo una grande responsabilità, avere un gruppo di ragazzi, devi sapere dove portarli e dopo averli preparati, insomma, abbiamo fatto anche qualche escursione più avventuriera che ci ha portato a vedere dei luoghi, devo dire, che non sono per tutti. E quindi anche in questo si sono dimostrati maturi, adulti. E cosa dire, penso che per loro veramente ci sarà un futuro, se è questa il loro modo di vivere le situazioni nuove, e non potrà che esserci un futuro brillante. Grazie ancora. Il professore Bruno. Sì. Anch'io volevo ringraziare innanzitutto la preside per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza con i ragazzi a Dublino, la professoressa Pasqua che mi ha accompagnato in questa avventura per 15 giorni e i ragazzi per il loro senso appunto di responsabilità, come diceva la professoressa Pasqua, la loro maturità, e per averci dato la possibilità anche a noi insegnanti di vivere questa esperienza in maniera serena e proficua. Per loro sicuramente è stata un'esperienza didattica e formativa di primo livello, perché andare a stare un mese a Dublino sicuramente li ha portati ad acquisire delle competenze non solo didattiche ma anche sociali e formative, perché hanno imparato a collaborare tra di loro, a cooperare, a rispettare delle regole, a stare insieme, e quindi tutte qualità e competenze che si ritroveranno poi anche fuori dalla scuola. In quanto poi io insegnante di lingue, devo dire che per loro e anche per noi è stata un'esperienza veramente importante, perché abbiamo avuto tutti un po' la possibilità di mettere in pratica quello che di solito studiamo a scuola e noi insegniamo, e loro sono stati un mese lì dove si sono confrontati in un ambiente internazionale con persone provenienti un po' da tutte le parti del mondo. Ovviamente hanno usato la lingua inglese per comunicare sia con gli insegnanti del college ma anche con le persone del luogo, hanno avuto modo di approfondire anche la cultura e la tradizione irlandese, un'esperienza che sicuramente ci ha arricchito e che ci porteremo anche diciamo nella nostra vita. Quindi mi auguro che queste esperienze
e si possano continuare a fare, e la scuola in questo senso già si è adoperata, perché non so se lo posso spoilerare, diciamo, ma è previsto anche un altro progetto per andare 21 giorni a Londra, e quindi la scuola in questo caso è molto attenta, diciamo, alle esigenze dei ragazzi, e sicuramente li preparerà al meglio per essere degli ottimi cittadini italiani, europei e del mondo, come diceva la Presidente poc'anzi. Quindi grazie a tutti e in bocca al lupo ai nostri ragazzi. Buongiorno a tutti, anche io ringrazio la mia dirigente per avermi dato questa opportunità di accompagnare i ragazzi nei primi 15 giorni di questo percorso in quanto referente anche dell'alternanza scuola-lavoro ha visto cimentare i ragazzi verso questo percorso trasversale di competenze e orientamento che è quella che veniva chiamata ex alternanza scuola-lavoro. I ragazzi sono comportati benissimo, hanno capito subito quale poteva essere l'obiettivo dell'ente che era presente lì a Dublino e quello che voleva anche la nostra scuola. Hanno passato i primi 15 giorni in maniera stupenda, osservando quello che c'era nel territorio, sia dal punto di vista della scuola, del college dove si trovavano, ma anche e soprattutto quello che appunto dava la città di Dublino e tutto il circondario. Ringrazio, oltre alla dirigente, i miei colleghi che poi sono venuti dopo i primi 15 giorni, e soprattutto un ringraziamento particolare ai ragazzi che sono stati professionali e hanno dato il massimo durante quei 15 giorni con un affiatamento veramente da invidiare. Grazie a tutti e buon proseguimento del vostro lavoro e della vostra carriera scolastica e anche dopo. Prima di procedere con la consegna degli attestati, voglio ringraziare anche la professoressa Maria Luisa Lo Giudice, che insieme al professore Muratore ha seguito i ragazzi nel primo periodo di stage e che non è presente solo ed esclusivamente perché è al momento in un'altra scuola, quindi impegnata per lavoro, non è stato possibile, ma comunque anche lei, così mi faccio portavoce dell'entusiasmo della professoressa, la quale fino a pochi giorni fa mi ha chiamata per dirmi appunto di fare i complimenti ai ragazzi, per dire che per lei è stata un'esperienza meravigliosa, un'esperienza bellissima e che le ha dato tanto sia come persona sia a livello professionale. Quindi ragazzi, i complimenti anche dell'altra tutor, che sapete benissimo non essere qui presente fisicamente ma col cuore senz'altro. E quindi procediamo con la consegna degli attestati. Giuliana Allia. Miriana Cantali. Salvatore Consoli. Unico grande coraggioso, lo sottolineo perché lui fa parte dell'indirizzo alberghiero, i ragazzi per la maggior parte sono del commerciale turistico e del liceo linguistico, dove le lingue hanno un interesse, una pregnanza diversa. Lui è stato il nostro coraggioso, ma è contento di aver fatto questa esperienza, e lo sono molto anch'io perché so che anche lui è stato molto attivo e partecipe. Alberto Crastisa Deo.
Eva, Jasmine, Emanuele. Marta Franco. Tre sono. Brava. Sofia Grassia. Giada Grasso. Brava Giada. Mettiti in posa per la foto. Grazie mille. Virginia Lanza. Alessia Magro. Melania Pizzino. Federica Rubino. Piccolino. Sara Santisi. Eva Tirendi. Brava Eva. Grazie. Complimenti. Grazie. Grazie mille di nuovo a tutti voi. Grazie per averci dato come docenti, non parla qui la preside, ma la docente, per averci dato questa opportunità di seguire un gruppo così bello e soprattutto, come dicevano i colleghi, di averci dato la possibilità di crescere insieme. E tanti auguri per il vostro futuro, ragazzi.
Salve, sono Sara, frequento la quarta B del liceo linguistico dell'Istituto Enrico Medi. Ho partecipato quest'estate al progetto di alternanza scuola-lavoro a Dublino, che è stato molto importante per me. È stata un'esperienza di crescita personale, ma anche di crescita dal punto di vista didattico e lavorativo, poiché comunque abbiamo utilizzato l'inglese in ogni suo campo. E quindi questo ci aiuta non solo a scuola, ma nella nostra quotidianità e poi in futuro nel nostro futuro lavorativo. E comunque è stata una crescita anche personale, visto che non abbiamo trattato solo l'inglese o il mondo del lavoro, ma anche il mondo dell'arte. Abbiamo visto numerosi musei che comunque ci danno una cultura generale, e abbiamo visitato anche luoghi naturalistici in cui comunque abbiamo avuto l'opportunità di visitare luoghi spettacolari che sicuramente avremmo avuto modo di vedere in futuro. Buongiorno a tutti, mi chiamo Miriana e frequento la quinta del liceo linguistico dell'Istituto Enrico Medi di Randazzo. Anche io quest'estate ho partecipato al progetto Working in Dublin. Siamo stati 28 giorni a Dublino e per questo motivo anche io, come hanno fatto precedentemente i nostri professori, volevo ringraziare la preside e in generale la scuola per essersi mobilitata affinché anche tutti noi potessimo partire e quindi realizzare questa bellissima esperienza. Ringrazio anche i miei compagni perché con loro ho vissuto dei momenti belli e dei momenti meno belli e abbiamo avuto l'opportunità di vivere appieno la convivenza, che non è sempre una cosa facile. Questa esperienza ci ha permesso di migliorare il nostro inglese, senza dubbio. Infatti non si è trattato solamente di un soggiorno, di una vacanza come molti pensano, ma un progetto che ci ha visti impegnati nella realizzazione di numerose presentazioni e che ci ha dato l'opportunità di visitare posti meravigliosi. Infatti appunto abbiamo visitato moltissimi luoghi dell'Irlanda e niente, per questo siamo molto felici di aver avuto questa opportunità.